Ovviamente non potete subito rivedere completamente tutte le vostre abitudini e i vostri modi di pensare, ma noi vi consigliamo di iniziare a farlo, di iniziare ad entrare nell'ottica che la vita dei vostri fratelli che vi circondano, che la vita del vostro prossimo, è una vita divina ed è degna dell'amore divino, sotto qualsiasi forma essa prenda. Apprezzate il vostro prossimo, anche quando si nasconde dietro un assassino o dietro una persona poco sincera, e questo non perché dovete apprezzare il loro gesto, la loro criminalità, ma perché apprezzando l'anima che vive in loro, apprezzando quella divinità che è stata seppellita, che è nascosta, ma che vive ancora, lo aiuterete a tirar fuori un equilibrio maggiore e a poter migliorarsi. Continua.